Le Jaguar sono fatte per apparire, le Saab provengono dai jet, l'Alfa Romeo dal cuore sportivo. Lei invece era nata dalla disperazione. Trabant. Ah, ma quanto è bella la Germania post seconda guerra mondiale. Non sentite anche voi quell'odore di socialismo sfrenato, la Stasi, monitoraggio, intimidazione e detenzione, il muro e tanta guerra fredda. Vi piacerebbe sentirci parlare direttamente della scatoletta di sardine in esame in questo video, ma un piccolo resoconto di come era messa la nostra pseudo leader europea in quegli anni. Dunque, guerra mondiale. Boom 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 boom. Tanti più e poi infine mega fungo. Germania col culo a terra e quando il nemico è a terra tutti corrono da lei per saccheggiare. Così la Tedesca si ritrovò divisa in due da un muro di Berlino. Da un lato l'influenza USA che portava progresso, innovazione e modernità, mentre dall'altro la Russia che invece portava progresso, innovazione e modernità. Anche l'industria automobilistica, abbiamo ad ovest Audi, BMW, Mercedes e Opel. Nella Germania dell'Est la LFA mobile DDR, quindi la VZ che entra nel gruppo assieme, tra le tante, alle AVE, Wartburg eccetera. Tutto il resto era import della Russia come Zaz, Vaz, Waz, Zil, non vi sto perculando Proprio alla VZ nasce l'auto del socialista medio, ossia Trabant, la cui parola ha il duplice significato, compagno di viaggio e satellite, in riferimento al primo satellite sovietico mandato nello spazio proprio nello stesso anno di uscita della Trabant. Quando vengono create le auto, solitamente vengono messi in palio centinaia di milioni di euro. Questo per alcune auto come per esempio la Lancia Tesis e auto anche moderne. Qui invece volete proprio sapere quanti soldi sono stati spesi per fare questo miracolo su quattro ruote. Ve lo spiego io. Ai tech ci venne proprio fatta questa storia qua. Allora, ti do questo. Presero il portafoglio, aprirono, dissero ok, allora che c'è? Questo qua, uno R, due plettri. Ti aspetta, c'ho anche qualche... Ah, un altro R per l'aria condizionata, e questo è quello che avevano, basta. Ma perché i tecnici fecero un capolavoro? La Trabant venne fuori da uno stabilimento che altro non era che la fusione di Horch e Auto Union. Andate un secondino indietro di 30 anni prima più o meno dalla creazione della Trabant e vedrete che questa ditta, la Horch e l'Auto Union, quando faceva mezzi da gara aveva un livello di tecnologia elevatissimo. Loro avevano le capacità e tante anche. L'estetica segue quello che era un po' il criterio degli anni 50, ossia i fari rotondi, la copertura sopra i parafanghi che era molto ondulata, il frontale che può richiamare leggermente ma con molta fantasia una Chevy Bel Air degli anni 50, il retro può sembrare una Ford Anglia, quello che volete, ma le pinne che incastrano i fari era proprio una nota degli anni 50. Non vi sembra per caso che quest'auto ricalchi un po' le linee di un'auto da noi creata in quegli anni giù di lì? Era la bianchina, non voglio fare polemica e per l'amor di Dio. Si crede erroneamente che la Trabant sia la prima auto a trazione anteriore. Raga, la prima trazione anteriore è stata la traction avante della Citroën. Però c'è da dire una cosa, dopo di lei per parecchio tempo non se ne sono viste altre a trazione anteriore. Possiamo dire forse che la Trabant è la seconda auto a trazione anteriore. Il vantaggio di avere la trazione dalla parte sbagliata qual è? È che al suo interno si può creare un'auto con un'ampia abitabilità, perché non hai tunnel centrale, non hai il leveraggio del cambio, non è quello, non è quell'altro. E poi il fatto di avere un motore bicilindrico piccolo piantato là dentro ti fa avere ancora altro spazio. Momento sponsor, se lo salti guidi una Prince. Ma sapevate che Car Vertical è un'applicazione o un sito dove, inserendo il codice VIN, il numero di targa, potete fare qualsiasi ricerca sul modello di auto che volete? No, mi è completamente nuova questa. Beh, già che ci siamo, allora ve lo spiego. Potete vedere se la vostra auto ha un chilometraggio vero, se è stata usata come auto di ordinanza, taxi, se ha subito furti o incidenti. A Citerbolina, è sensazionale. Non è che per caso è un esempio da farmi? Ma certamente, eccolo! Sei un tipo nottambulo? Hai il fetish del metronotte? E a sto punto comprati la Panda di Sicuritalia. Prendi targa o codice VIN, lo metti su Car Vertical e non ci siamo. Odometro, cioè chilometri sballati, e c'è anche un danno, vai giù,
Primo danno, tutto sommato sembra stare bene, c'è qualche cosa che non va, no, è esploso l'airbag, quindi questo qua si è acchiappato qualche cosa da qualche parte, possibilmente sotto, però ragazzi la scritta dall'altra parte, Isicur Italia, è a posto, quindi la potete parcheggiare sotto casa, scendete un po' più giù, chilometraggio alterato, si vede che ne poco più in là aveva più di 100.000 km e è stata schilometrata a 78.000. Non ci siamo. Beh, in realtà volevo anche aggiungere che ci sono una serie di consigli sui controlli da fare in prima persona quando si va ad acquistare un'auto, come ad esempio la pressione delle gomme, lo stato dello scarico, la presenza di ruggine, eventuali perdite, le crepe sui vetri, inoltre fare un bel giro per vedere come va. Oddio! E se ci fosse un codice sconto del 10% cliccando sul link in descrizione oppure digitando Real Car sul sito internet? Non voglio nemmeno pensarci. Non farti abbindolare, usa Car Vertical prima di sperperare. Telaio misto scomponibile, un tipo di telaio a cui, una volta creati gli scatolati per creare la struttura portante, vengono appiccicati i pannelli e tutti quanti gli organi dell'auto stessa. Possiamo dire che di base è fatta di acciaio dell'est-ovest russo, quello che è, e sopra viene attaccata tutta la pannellatura in duroplast. Il peso poi non è un peso canonico di un'auto di queste dimensioni, basta pensare che una 126 e una 500 stava sui 500-600 kg a parità di cilindrata. Lei ne pesa circa 750, un po' pesicchia. Da notare il bellissimo tetto in colore differente dal resto della vettura. Questo accessorio che non è come la scala dei Simpson, quella che non porta a nulla, non lo so che fa, non fa niente forse. Pochi soldi, poche pretese, stop. Nel periodo sovietico il comunismo pensava a voi ma molto a cazzi suoi, quindi vi dava poco da mangiare, poco di tutto o quasi niente, quindi quello che di cui avete bisogno era poco spazio, però nonostante tutto lo spazio c'è. Chi è? Lo spiegone. Lo spiegone. Nella storia vi abbiamo accennato a questo fantomatico materiale chiamato duroplast, ma in realtà che cos'è? È genio allo stato puro. Immaginate di avere per casa un forno, un cricchio idraulico, dei panni vecchi, un po' di cartone, della resina fenolica e di creare un materiale virtualmente eterno. È come avere il potere del sole nel palmo della mano. Di base era un materiale studiato per risparmiare sull'acciaio, tra acciaio russo merdoso, quel poco che importavano dalla Germania dell'Est per l'embargo, beh qualche problemino ce l'avevano, no? Si tratta di un materiale formato da, ve lo leggo, lignite, cellulosa, cotone o lana ricavata da vestiti sovietici riciclati, pressati e impregnati di resina fenolica e polimeri, va in grandi presse ad una temperatura di circa 188 gradi. Il duroplast rispetto all'acciaio non si deformava con gli urti, ma aveva dei difetti colossali. Si spaccava con il tempo, era difficile ancorarlo alla carrozzeria, non avendo poi colle e non potendolo saldare, era problematico, generava umidità. La stessa ditta diceva che su di essa ogni 6-8 mesi bisognava dare un prodotto chiamato Elaxon, che costava anche un po' di soldi. Ma i contadini ignoranti, nelle giunture sotto l'auto, giù di grasso, via! Negli anni 50 in AVZ bisognava pensionare la vecchia IFA F8, una berlina di fascia bassa prodotta dal 49 al 55. Scusatelo, quello Fabrizio si è sbagliato, si è confuso, la vecchiaia, capita! Problema, non c'erano soldi, materiali e l'embargo non aiutava le cose. Parlare di acciaio per realizzare un'auto equivaleva a una bestemmia di massimo grado prodotta dal più agricolo dei contadini di Pescasseroli. Il reparto ricerca e sviluppo dell'Automobilwerk Zwickau aveva aveva messo a punto un materiale chiamato duroplast, utilizzato in congiunzione con l'acciaio per progettare nuovi veicoli, ma scartato perché gli accoppiamenti tra i due materiali non andavano proprio, Si parte da capo con la progettazione e stavolta si fa sul serio, passando dalle basse aspettative a non avere proprie aspettative. Auto con due posti e due di fortuna, che tradotto significa, sei grosso? Cacchi tuoi. Peso a vuoto 600 kg, velocità massima 80 orari, consumo di 18 km per litro, la produzione di 12.000 esemplari, costo di 4.000 ddm, carrozzeria in plasticozza e lancio tra 18 mesi. Che? 18 mesi! I tecnici erano furibondi e come risposta al governo russo tedesco rimasero in silenzio, se no sarebbero spariti in Siberia. Tecnici che però di nascosto in gran segreto sgraffignarono pezzi dalla IFA F8, basata a sua volta sulla DKV F8 anteguerra. Motore e cambio dalla DKV degli anni 30, poi una volta recuperato da Rottamaio il prototipo, una modifica qui, un ritocchino lì e tanta discrezione dopo, ecco che nel 55 erano finalmente pronti i modelli
pannelli in lamiera e duroplast, e così nacque la VZ P70. Questa aveva l'ossatura in legno, lamiera attaccata con telaio in longherone e pannelli in duroplast. Sento già parlare in siberiano, ma poverini, non è colpa loro, è che proprio non si riusciva a legare l'acciaio con la lamiera. Poi arriva il Ghidella della Guerra Fredda, un ex dirigente della Auto Union, e disse proprio così: allora regà, scialla, in Siberia non ci dovemo annà, conciliamo due materiali non affini, ridisegniamola per avere quattro posti definitivi, poi ammazzate dentro non c'è sta una cippa un po' anemica, e allora sgravamo sull'interno e già che te trovi spostiamo lì freno e piazziamo pure quattro ammortizzatori di Cristo, sì. Vennero approntati 5 prototipi dopo 75.000 km di test. I dirigenti dell'AVZ, con una ProMove da 200 IQ, presentarono un bel redatto sul 4 ruote della DDR, ampliando la paraculata e mandando tutta la stampa per mettersi dalla loro il popolo. Il governo non era molto propenso a mandare avanti il progetto P52, così si chiamava il prototipo, tanto che volevano una versione aggiornata della F8, quindi volevano il risparmio del risparmio. Ma ovviamente dopo tutto sto smaramba la VZ non ci stava alle condizioni del governo, e dopo le 25 euro spese per fare la P50, mandiamo tutto nel cesso. Nel 58 ci furono cambiamenti in generale, la VZ adesso si chiama Sachsenring, facendo riferimento alla zona della Germania dove nasceva la Trabant, ed ecco il nome ufficiale della Trabant: IFA AVZ Sachsenring Trabant. Stabilimenti fusi, carrozzerie accorpate, e nel 58 stesso a Lipsia venne presentata la P50, e nel 59 si avvia la produzione con entusiasmo atavico e ritmi lentissimi. Disponibili 3 versioni: base, S e S Deluxe. Non ditemi il nome di S che vuol dire, perché è impronunciabile per me. Ogni anno cambiavano delle cazzatelle, delle cose, così, giusto per distinguere, perché non avevano soldi. Quindi ogni anno aveva una sua brochure, e possiamo definirlo quasi il Model Year in tempi moderni. C'è da dire una cosa, che molte persone compravano una macchina nell'80 e quella dell'84 era diversa. Allora aggiungevano dei dettagli, personalizzavano, doppio colore, quello che l'altro, per avere sempre la macchina un po' più aggiornata e diversa dalle altre. In poche parole, in un clima di austerità dove tutti quanti avevano la stessa macchina, facevano il Pimp My Ride. Questo sterzo. Quest'auto sembra essere uscita direttamente dagli anni 50, anche se quest'auto effettivamente è dell'87. Cioè, qua servirebbe uno sterzo in stile Fiat 500, molto d'epoca. Invece ti ritrovi sto coso che sembra della Golf. Il cruscotto, ragazzi, è letteralmente un pezzo di plastica. No, a sto punto di duroplast, mi viene da dire. Comunque è un unico pezzo, è letteralmente inchiodato vicino al resto della carrozzeria, dove c'è soltanto l'indicatore della velocità, 3 spie, 3 bottoncini, giusto 2 cosine per muovere gli abbaglianti, il tergicristallo. Manca l'indicatore della benzina, ma ti davano l'econometro, cioè sto coso che ti diceva quanto stavi risparmiando di benzina, ma effettivamente non sapendo quanta benzina c'era nel serbatoio. Al di là dello stereo moderno, cosa che effettivamente ti davano anche all'epoca, ma non era questo, c'era giusto una cassa lì, la maniglia del passeggero dove ti attaccavi letteralmente al Trabant, non c'è molto di moquette, cioè una leggera moquette a terra, giusto un po' di gomma sui passaruota. Non c'è il tunnel centrale, come potete vedere. Infatti sarebbe bello viaggiare così in questa macchina, nelle lunghe lande sterminate della Russia, anche se la macchina è tedesca. Dopodiché c'è un porto oggetti qui sotto, l'impianto di aerazione, abbiamo le 3 manopole per l'aria, uno schema che forse dovrebbe dirti come funziona, e questa manopola che è quella che fece saltare in aria la centrale di Chernobyl. È il rubinetto del serbatoio del carburante, ossia riserva, aperto o chiuso. Mo vattela a capire quale cacchio è in tedesco sta roba qua. Però ricordatevi una cosa, come per la motocicletta, se lo mettete ad aperto vi dà anche il tempo di spegnersi e c'è la riserva, quindi di cacchio sto a riserva, andiamocene a casa, visto che qui il galleggiante non c'è. Tutto incastrato su questa schiena di orso lavorata. Posa cenere per scrollare la cenere dal vostro sigaro da dipendente comunale incazzato, perché non c'è l'accendisigaro. Questa, vorrei farvi cercare di capire quanto è fragile questa levetta, perché sembra proprio venirvi in mano. No, vabbè, venirvi in mano no. Facciamo così, è il clacson. Lasciamo stare. Dopodiché quest'altra parte, questa mega leva, sapete che cos'è? È il cambio. È peggio di quello della Renault. Allora, abbiamo prima, folle, seconda. Dopodiché si rimette in folle, terza, quarta. E allora vi chiederete, ma dov'è la retromarcia? Spingi tutto in giù, retromarcia.
L'inventore dell'autoscontro avrà preso spunto da qua. No, perché quello giravi tutto quanto in retromarcia, quindi l'ha semplificato al massimo. Devo dire una cosa, può sembrare strana. Allora, i sedili sono comodi. Sembra strano, ma è così. Sono comodi, eh. Dietro non lo so perché non ho voglia di mettermici, quindi credetemi sulla parola, sono comodi anche là. Ok, sono comodi pure dietro, va bene, Gabriele? Lo spazio effettivamente c'è. Non avendo il tunnel, tu le gambe le puoi stendere un po' più così. Immagino anche nei lunghi viaggi, qui se ci fate caso, il centro della pedaliera non esiste perché c'è la frizione che va giusto al centro del volante, quindi è tutta da quella parte. Però questa macchina sembra che tu debba stare un po' sciallato, un po' così per stare comodo. Però effettivamente a stare comodo ci stai comodo. Strano, ma è così. Comodo? Comodissimo. Mi sembra che avevi detto la parola comodo. L'ho detto che sto comodo. Vetro posteriore a compasso, c'è anche lo sbrinamento elettrico, un po' di insonorizzazione, sembra un catramino perché fa anche aderenza, una piccolissima luce che non fa luce neanche alla bara, alla lapide, le maniglie per reggerti, questa sembra roba da film hard anni 80, pornino tedesco anni 80. I sedili stanno fatti in avanti, ok, ma qua c'è più spazio di una 126 che era già più grande della 500, effettivamente qua quattro persone ci vanno, eh. Signori della Saxa Ringorci, quello che è, bravi. Si vede che non vi andava l'idea di farvi una settimana nel gulag. Sicura? Non lo so, antibabbino, antipanico, anti-che-che-bebo. E nonostante tutto non ho capito come si apre. Tasca pannello, check. In pura vacca sovietica, appena scuoiata. Abbiamo capito adesso anche come si esce dalla Traballant. Non si usa così, non si fa così, si apre di così. È proprio una chiusura tipo sovietico, ossia quando entri nel regime sovietico non devi uscire facilmente. Da quest'altra parte invece abbiamo lo starter. Tiri e tiri l'aria, il choke, starter, quello che volete. Per aprire il cofano è molto semplice, nella maniera più russa possibile, evitando di rimanere folgorati dalla centrale di derivazione della centrale di Kiev. Mettete agilmente le mani, evitando masse varie, e tirate qui e si apre il cofano. Nel 60 arriva la combi, cioè la versione station wagon, un po' più pesante ma anche un po' più potente. 20 cavalli di puro sgomento. Nel 61 arriva la furgonata. Nel 62 un po' di motore rivisto ed un cambio a 4 marce sincronizzato come l'Occidente. La P50 smette di esistere nel 62, ma dal 63 in poi arriva la neonata P60 o 600. Ed era una rivoluzione Russia style. Cioè, tieni tutto il vecchio, dai qualcosa in più al motore, stop. Ma Romiti nacque in Russia? Cioè, chiedo per un amico, eh. Nello stesso 63 entrano in listino degli optional, cosa già troppo di lusso per il socialista medio che non era nella nomenclatura, come l'autoradio. La Trabant rimane in produzione per tutta la durata della DDR e soltanto un anno dopo la riunificazione, nel 1990. Nell'84 Volkswagen fece un accordo con DDR per produrre la sua Polo in Germania Est. In cambio la Trabant sarebbe stata prodotta nello stesso stabilimento con tecnologia Volkswagen su licenza. Poco prima della caduta del muro di Berlino e soprattutto la caduta dell'URSS, ma ormai il mondo moderno una Trabant così non la voleva più. La Volkswagen si prese tutto e chiuse tutto. Il mondo cambiò, la gente cambiò e anche la Trabant cambiò. E così sparì dai listini, ma non dalla storia, la nostra Trabi. Sembra come il suono di quando cade un cartone a terra. La stessa, butti un cartone, fa lo stesso rumore. La Trabi montava un motore piccolo, due tempi, 500-600. La potenza arriva addirittura nel 69 a 23 cavalli. È un motore piccolo della DKV, però era tutto di alluminio e estremamente apprezzato anche per la sua durabilità. Era un motore fai da te. Ossia, te lo prendi, te lo smonti, poi con la stazza dei russi, dei tedeschi, figurati, te lo prendevi senza parango, lo smontavi, ce lo rimontavi sotto senza problemi. È un motore a due tempi, quindi va fatta la miscela, non va a benzina solamente. Prendevi, aprivi il serbatoio, mettevi su 15 litri 300 grammi di olio, te mettevi la benzina e dopodiché te ne andavi. Siccome questo non è un motore che ha la coppa dell'olio, l'unica cosa che tenderà a lubrificarlo leggermente, giusto, è l'olio che mettete nella miscela, quindi immaginate cosa accadrebbe se non sia mai non ce lo mettete. Due cilindri, motore derivato da una motocicletta e alimentato da un carburatore 28, l'accensione è tramite due bobine e con le puntine platinate all'inizio, oppure passarono all'accensione elettronica. Due bobine molto interessanti perché loro dicevano: se te ne salta una non resti a piedi, ma perlomeno un cilindro te ne torni a casa. Il raffreddamento è raffreddato ad aria, c'è la ventola come le 126, prende l'aria esternamente e raffredda il motore, ma a differenza delle 500 e delle 126 il riscaldamento interno, che con loro funzionava con l'aria
del motore. Qui funziona con gli scarichi. L'aria viene riscaldata da parte degli scarichi e va dentro. Se con la 500 e la 126 ci mettevate più o meno 30 anni o tanto tempo per morire con riscaldamento del motore, con la Trabant diciamo che se questo perdeva, il fumo andava dentro, avevate più o meno Caronte sul sedile del passeggero. Nasce come motore sottoquadro, ossia con il diametro dei pistoni inferiore alla corsa dello stesso, ma ci rimane per poco tempo. Dovrebbe avere un rapporto di compressione più elevato, ma invece non è così. La particolarità, sapete qual è? È che il motore, come al solito, era stato progettato nella Germania dell'Est, sì, ma veniva testato con le benzine della Germania dell'Ovest, quindi tutto bene. Nel momento in cui il suddetto motore andava con benzine della Germania dell'Est, iniziavano ad esserci detonazioni, anomale, rotture e cedimenti. Quindi, per evitare questo problema, al posto di utilizzare archibugivari, abbassarono il rapporto di compressione a circa 7,5 a 1. Il motore inoltre era strozzatissimo, voi per le suddette benzine di merda che non davano nessun apporto, però tirargli fuori i cavalli non era difficilissimo. Bastava metterci mano vicino un carburatore, una marmitta, una stappa di acqua, e questo andava molto di più. Però vabbè, aveva una doppia nomea: la prima era di motore affidabilissimo, la seconda di motore che faceva cagare. Ma ve lo spiego perché sennò mi date del demente. Quando venne prototipato, io te lo do lo stesso. Vabbè, ma io lo so a te. Quando venne prototipato, venne utilizzato l'olio della Germania dell'Est, puro succo di dinosauro al 100%, roba da Mercedes Gattone, quindi tolleranze di accoppiamento, progettazione erano fatti con quel tipo di olio. Quando invece andò con l'olio russo, che era fatto di 100% di olive del Cremlino, la cosa si fece difficile. Quelle tolleranze se ne andarono a far benedire, quindi tutto quanto il motore esplose, non si capiva il perché. I russi agevolmente invece risolsero il problema molto in maniera molto agricola. Al posto di fare la benzina col 2% di olio russo, facevano la benzina al 10-15-20% come gli veniva. Così non si grippava e vedevi la Trabant che faceva delle colonne di fumo bianco che manco il Papa al conclave proprio. Se il motore è piccolissimo, il cambio proprio altrettanto, sta qua, è piccolo piccolo piccolo. È un cambio a quattro marce, i primi non erano sincronizzati, poi i successivi erano sincronizzati. Ha la quarta marcia molto particolare perché è una quarta marcia in ruota libera e dopo vi facciamo capire il perché. Molti di voi nei vostri cambi, anche della Fiat Punto, se siete tamarri mettete il Bardal perché fa figo, un olio particolare sintetico. Qui invece andava un olio particolare ed era l'HLP, che era l'olio rosso dei carrelli elevatori. Se lo cambiate, il cambio non andava più, si spaccava letteralmente. Ragazzi, però lasciatemelo di stranezze su stranezze, qua ne abbiamo. Allora, il motore, la copertura, qui c'è una copertura in vinile per coprire ancora di più il motore dalle vibrazioni, qualcosa, non lo so perché ce l'hanno messo. Questo è serbatoio. Il carburatore viene alimentato per caduta. La benzina non è che viene pompata con una pompa, va a finire, no, cade direttamente da qua, fa il giro lungo e va a finire il carburatore che si carica, basta. Il sistema di aereazione, quello che serve a scaldare l'aria, questo è tutto il sistema: aria fredda, entra da qua e va dritto, aria calda e va dentro. Poi questo è il filtro dell'aria, aria invernale, quindi che prende un po' di aria calda allo scarico, aria esterna. Cioè è una figata, le due bobine d'accensione, qualche relè, qualche fessetto, giusto la pompetta per l'acqua, l'olio dei freni, basta. Cioè non ha più niente, il clacson, giusto perché optional. Gomme 4, ringraziando Dio, 135-80-13, molto sottile, molto piccole. 4 freni a tamburo, ringraziando Dio che erano anche idraulici. Ma la cosa più divertente è che questa qui aveva 4 sospensioni indipendenti. Cicla che ti ricicla, riprogetta, fai e dici. Siccome misero il motore di una moto, furono costretti ad accoppiarci un cambio, a rifare tutti quanti i semiassi oscillanti, a retrotreno per cercare di fare più spazio fecero altre cose, alla fine vennero fuori le sospensioni indipendenti anche al posteriore, quindi senza un asse rigido o ponte torcente, roba da Jaguar type. In Italia non c'è la cultura della Trabant. I modelli più vecchi non vengono neanche considerati perché quelli più iconici sono quelli della caduta del muro di Berlino. Sappiate che qualora vogliate cimentarvi nell'acquisto di una Trabant, dovrete andarvela a prendere direttamente nel Cuneo, in Ungheria oppure in Germania. In Italia ce ne sono in vendita alcune, però sono sempre poche. Addirittura il Trabant Club Italia ne ha recensite un bel po', anche qualche centinaio. Tutte quante auto che sono in Italia, ma che vengono da fuori però. Per i ricambi c'è di tutto, i pannelli,
pannelli, le Laxon, la ricambistica varia, gli accessori. I prezzi stanno aumentando delle auto, stanno aumentando anche le richieste dei ricambi, quindi sto aumentando tutto quanto. Se il duroplast della carrozzeria è pressoché eterno, quindi arriverà al freddo cosmico più totale oppure all'estinzione di massa dell'umanità, il resto come il telaio invece ha ossidazione e cedimenti vari. Indicatore della benzina, roba da ricchi oppure della versione S Deluxe? Perché? Raga, perché? Spiegatemi perché. Spiegatemelo in russo. Ma anche in cirillico va bene. Con l'olio marcio l'ingranaggio della quarta marcia si può rompere, ma il cambio è pressoché eterno se lo trattate bene. Con carburatore H11, carburatore da risparmio, raga, si sente ancora l'eco del 1989 dei tedeschi che bestemmiavano. Era un carburatore che doveva avere dei risparmi, prestazioni mirabolanti, non era vero niente, faceva consumare di più, scarburava una continuazione e i tedeschi mettevano il carburatore precedente e amen. Quattro tamburoni, belli grossi, sì, ma non è che frenavano tantissimo perché la macchina pesa. Esiste anche un kit freno a disco e d'estate i freni si surriscaldavano anche. Quando eri in discesa o lasciavi il freno motore o mettevi la quarta marcia e davi una sgasata, altrimenti il motore non si lubrificava. Perché? Perché sennò grippavi, c'è scritto nel manuale, andatevelo a leggere. L'umidità fa rugginire, ma anche riflettere. C'è un po' di ruggine tra gli accoppiamenti tra duro, plast e acciaio, benissimo. Ma pochi sanno che dall'87 al 91 la qualità delle trabande era calatissima. Perché? Beh, rubinetto benzina si logora, però voglio dire 5 centesimi di guarnizione e sei di nuovo online. Lo spillo conico del carburatore ogni tanto poteva rimanere ingagliato, nessun problema, metodo russo. Martellino, tu, due colpetti sopra, si disingaglia e potevi ripartire. Ogni tanto andava in cilindro, causa l'umidità nell'accensione elettronica oppure nello spinterogeno, niente di più facile. Apri calotta, pulisci calotta, rimonta calotta, metti in moto, vai via. Ogni tanto qualche problemino di massa c'era, ossia potevate vedere qualche faro sparire. Giunti, paraoli, ogni tanto vanno ricontrollati perché cuffie e paraoli dello stesso cambio potevano perdere, ma nulla di che, voglio dire. E dillo, no? Dillo. E che vi devo dire? Va. Dillo se c'è il coraggio, eh. Controllate i paraoli, basta, l'ho detto. Oh. Lo dovevo dire, quello che va detto va detto. L'abbiamo detto già nel motore, ma ve lo ridiciamo adesso. Il difetto più grande del sistema di riscaldamento della macchina è che se si bucava la marmitta e andava a finire dentro, rischiavate di morire. Niente, raga, i tedeschi col gas proprio era a prova di fulmine. Ma prima, che difetto è? Cioè, metti caso che tu stavi nella DDR, ti volevi suicidare con un fulmine? Cioè, manco quello ti era concesso. Era comunista e quando lo Stato decideva di dartela, te la dovevi andare a prendere in fabbrica. Non è così, è sbagliatissimo. C'erano degli auto house, dei saloni dove c'erano esposte tutte quante le auto sovietiche della Germania dell'Est e te la andavi a ritirare. Vabbè, questo è falso, però il fatto che lo Stato decideva a chi darle... Sempre un'altra cosa dell'era comunista è che non potevi vendere l'auto in maniera consona come facciamo noi adesso. Per esempio, mostra scambio uguale gulag. Bisognava fare un altro procedimento, come per esempio una scrittura privata in cui si diceva che tra il venditore e colui che l'acquista si era stabilito un prezzo equo in cui tutte e due le parti erano d'accordo. Però questo era ancora considerato un mercato nero di auto, però era una cosa tollerata. Allora come si faceva a vendere un'auto, acquistata un'auto nella Germania dell'Est, ma un'auto usata? Si andava in ufficio statale, si faceva un contratto dove si stipulava il prezzo di vendita e tutto quanto veniva registrato per evitare squilibri socio-economici, non so come definirlo perché è veramente assurdo, e così si faceva tutto quanto in piena regola. Poi c'era un altro sistema chiamato rulli, perdonatemi se l'ho detto male o quant'altro. In pratica era un'altra forma di scrittura privata in cui si pattuiva un prezzo tra le due parti e dopo si andava a prendere l'extra, come dire, io e Gabriele gli vendo la Trabant a 5.000 euro, però effettivamente ne voglio 8.000, facciamo il contratto per 5.000, dopodiché gli, i 3.000 me li dai fuori dal contratto. C'era una fregatura, era anche autorizzato dallo Stato, ma così rischiavi di prenderti la macchina senza i 3.000 euro, senza dare i 3.000 euro a chi te l'aveva chiesti. Ma allora, come facevano ad esserci altre auto della Germania dell'Est, dell'Ovest, italiane, europee, nella Germania dell'Est? C'era il cosiddetto catalogo Genex. Quindi, Gabriele, lancia il servizio Betamax, vai! Benvenuti in questa guida illustrata per giovani che hanno compiuto più di 18 anni e possono finalmente prenotare l'acquisto di una Trabant, volevo dire di un'automobile. E così anche voi potrete finalmente guidare un'autovettura per la prima volta, sulla soglia dei 30 anni ovviamente, dato che ci vogliono almeno 10 anni di attesa. Ma si sa, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, ma che sto dicendo? Il modello più economico del nostro ricco catalogo è la Trabant, che potrà essere vostra a soli 7.400 marchi dell'Est. Siete troppo impazienti e non volete
volete aspettare più di 10 anni per questo tostapane su ruote, potete sempre prenderne una usata per il doppio. E vi metteremo i bastoni tra le ruote nel farlo, ma solo per dare un po' di brio alla monotonia della vita moderna. La Wartburg 353 invece è un ottimo autoveicolo familiare di grossa cilindrata che può fare al caso vostro. Ah, non potete permettervela? Peccato. Prendetevi una Trabant. E se sei un ricco segretario generale di partito nella nomenclatura? Dunque, vediamo. Le Zil se le tengono i compagni russi, le Mercedes potete sognarvele insieme a ogni vettura di lusso proveniente da paesi non politicamente accettabili. L'unica nazione che rimane è la Svezia, dunque, quindi Volvo 264 TE per tutti. Tutti quelli che contano. Avete ascoltato un messaggio promozionale privo di propaganda. Almeno credo. La DDR per guadagnare di più puntava sulla domanda estera. Voi direte, ma chi se la n***ava sta cosa qua, voglio dire. E avete ragione. Però intanto in Finlandia, in Islanda, in America, la Trabant esportata ebbe anche un discreto successo. Perché è presto detto, Finlandia, Nord America, Islanda, essendo una macchina a benzina a due tempi, estremamente semplice, non fatta principalmente di ferro, non arrugginiva e soprattutto partiva subito. Era disponibile in tanti colori, si andava dal tristissimo bianco papiro ai colori comunisticamente scorretti come quelli sgargianti. Ma adesso passiamo alla rubrica prototipi cassati. Il dizionario Garzanti dice che per cassati si intende dei prototipi che i comunisti non si sa per quale cazzo di motivo hanno deciso di bocciare, seguiti dal boom di Alessandro Orlando. Trabant Pisa 103, cassato. Pisa 110 in collaborazione con Skoda, cassato. Anni 80 non ci sono soldi e facciamo la hatchback, niente, cassato. Allora prendiamo la macchina, l'allarghiamo, cassato. 82, evoluzione della Pisa 110, ultimo prototipo esistente, due tempi, enduro, plast, motore potenziato, cassato. Trabant by Giugiaro, raga, sta roba esisteva. La Volkswagen voleva fare praticamente la nuova Trabant, perfetto. Basata sulla Polo terza serie, la dietro a Giugiaro, fece tutto quanto il lavoretto e... Ultimo tentativo, Trabant 1100, motore, meccanica, Volkswagen Polo, motore, cambio, freni, sospensioni. Pensate, 4 anni di duro lavoro per poi... Volete sapere che fine hanno fatto gli ultimi prototipi di Trabant 1100 esistenti? Sono finiti nella regione più lunga d'Europa. Cioè? L'Ungheria. È stata anche una macchina da corsa, c'era la Trabant 800 RS. Era un'ottima base, ha fatto i rally, ha fatto... Dicono che abbia avuto dei discreti successi, raga, ma mi sembra un po' inverosimile, perché all'epoca se la battagliava con il 131 Abarth e... No, non lo so, Gabriele, guarda qua, senti. Si mette la prima e si va a figa nei Balcani. Vai, vai. Lo sterzo ha la stessa comunicabilità della Russia quando doveva dire al mondo intero che era esplosa la centrale nucleare di Chernobyl, ossia non comunica. La pedaliera è la cosa più decentrata che abbiate mai visto, lo sterzo è qui, i pedali sono letteralmente al centro dell'auto, ma in compenso si può stare così e pilotare. I freni, raga, è come Babbo Natale, ci devi credere, se ci credi qualcosa devi credere in te stesso per frenare. È un motore a due tempi ed è brillante perché un motore a due tempi fa un giro di manovella, uno scoppio. È sempre molto più reattivo rispetto a un motore a quattro tempi. È molto più divertente, è brillante, dà il suo meglio tra i 50 e gli 80 km orari. Anche la ripresa in quarta marcia è divertentissima perché comunque vi farà... è letteralmente avere il motore di una moto sotto un'auto. Questo è il concetto portato all'estremo. Il cambio invece è altra roba, è un divertimento perché mettere le marce così, non lo so, sembra come pilotare un vecchio macchinario, che ne so, sapete quando andate a fare urban e vi infilate in quelle vecchie fabbriche e vedete tutte quante quei vecchi macchinari, avete voglia di vedere a che servono quelle mani, quella stessa cosa. Muovete questa cosa senza sapere come, senza sapere perché. Qualcosa succede, cambia di marcia, rischiate di mettere la retro, se non vi ricordate come funziona, è un po' come i cambi del Turbo Star, sbagli una marcia, ricomincia da capo. Il motore che borbotta al minimo è qualcosa di spettacolare, però è normalissimo, fidatevi. Non è una macchina che è proprio scomposta, comunque ha quattro sospensioni indipendenti, comunque non è che... cioè, dire che non mantenga la via è sbagliato, certo, non ha prestazioni mirabolanti, e per quelle prestazioni che ha si mantiene anche a terra, anche nei rally. Quelli che le hanno portate sui vari forum dicevano che l'auto in sé ha un ottimo assetto, però giustamente è sempre un tipo di sospensioni che
fermo e ancorato agli anni 50, quindi non è che vi potete permettere chissà quali grandi lussi. Una cosa gli è dovuta: i sedili e il suo comfort in generale sono un po' meglio di un 850. I sedili sono più comodi di quelli delle Fiat, anche se le imbottiture dopo qualche anno, no, sono meglio quelli delle Fiat, erano migliori quelli loro che non questi, questi dopo poco cedono. Invece il comfort interno no, è rumorosa, è spartana, non ha accessori. Se accendi il riscaldamento rischi di morire. È proprio il classico sorriso da Germania dell'Est. Sei felice? A livello di visibilità qua non c'è alcun problema. Gli spazi si vedono bene, gli ingombri sono eclatanti, la visibilità è ottima. L'unica pecca è che non capisco. Allora, i tedeschi e i russi per antonomasia sono grandi, sono grossi. Cioè, qua se ti fai poco più indietro con sedili più avanti non è che ci vedi molto qua sopra. Però vabbè, siamo sempre nell'epoca in cui ti dovevi adattare a fare tutto quanto, quindi andava bene così. Rumorosità, vibrazioni, ok, io sto zitto. E siamo a 30 orari. Non voglio sapere a velocità più alte che cacchio può combinare sta macchina. Acciacchiamo un secondo. Non è malaccio, eh. Adesso per esempio ti pervade la puzza di benzina, però sembra che si sta per rompere. I freni sono la cosa più bella del mondo, oltre che a crederci veramente. Qua l'unico sistema buono per non farli surriscaldare è tirare ogni tanto il freno a mano e per emergenza premere il freno normale. Il pedale è durissimo, perché senza servofreno più ci dai giù e più in teoria dovrebbe fermarsi, però ti stanchi solo la gamba, spingi il freno così forte tanto da stancarti e spezzarti una gamba e ti vai a piantare contro un muro, possibilmente quello di Berlino. La Trabant, per quello che era anche una macchina sicura. Quando fecero i crash test, è vero sì che misero al suo fianco delle auto paritarie perché le assicurazioni avevano paura di far circolare questi trabicoli dell'epoca mesozoica. Questo è vero, la Volpe. Però c'è anche da dire una cosa: le auto con cui venne messa a paragone erano dei trabicoli anche per l'epoca, perché la Passat terza serie, seconda serie con cui si battagliava, era una macchina che di per sé già faceva abbastanza schifo. Era sicura perché non camminava, ma vatti a piantare con questa macchina 80 all'ora. Possiamo dire che se nelle bare a quattro ruote vi tireranno fuori dalle quattro lamiere e tagliuzzeranno le lamiere, qui oltre a tagliarvi le lamiere vi toglieranno le schegge di Duroplast dal corpo. La voglia di farti un viaggio te la fa venire, perché è talmente spartana, talmente rude ma affidabile, che è una di quelle cose che è anche comoda, che te la fa venire la voglia di andare a spasso per il mondo, cioè sai che quando inizierai a viaggiare sarà già un divertimento. Abbiamo parlato prima del cambio con la quarta in ruota libera. Che cos'è? L'ingranaggio della quarta in sé ha come una sorta di frizione. Quando si va in quarta, per cercare di farla consumare di meno, tu mettevi la quarta e a un certo punto, come adesso, il motore va al minimo perché si stacca. Questo ingranaggio, una volta che ti mandava l'auto a folle, ti faceva risparmiare molto, perché il motore a due tempi ha questo problema che durante il suo ciclo di combustione immette sempre benzina e la spreca, la butta per lo scarico. Quando stavi in discesa o mettevi la terza e la lasciavi in freno motore, la sentite la differenza? Se sta a folle al minimo non si lubrifica perché non gli arriva olio, ok? Allora ogni tanto o gli dai l'accelerata o la lasci in freno motore, se no inchiodi. Stile di guida? Ma ve lo spiego io lo stile di guida per una macchina di queste qua. Ci si sveglia la mattina, si fa una colazione di fortuna, cioè quello che hai in casa, un bicchiere di vino e un pezzo di intonaco perché non hai altro. Si mette il pargolo nel cofano motore, gli zii nel cofano posteriore e il resto della famiglia sui sedili posteriori. Saluti il tuo vicino di casa, bastardo infame, spia della Stasi, col sorriso senza dare nell'occhio, ti avvii verso il muro di Berlino, guardi quella sbarra perché quella sbarra è il tuo obiettivo. Scendi, sgonfi le gomme, ti fa il segno della croce con la mano storta, acceleri come un matto, vai verso la sbarra perché se passi ti fai la tua nuova vita nel mondo civilizzato. Rip per lo zio che viene smitragliato dietro perché giustamente quello ti ha intimato l'alto e poi... E detto questo, è finita la Trabant.
Se vede una Trabant ferma al semaforo che non riesce a ripartire è perché ha preso un chewing gum sotto un copertone. Sapete come far valere di più una Trabant? Semplice, basta fargli il pieno e già vale il doppio. Queste erano due barzellette che vi fanno capire qual era il rapporto amore-odio del tipico tedesco dell'Europa dell'Est. Perché era l'auto più ambita e soprattutto una volta che ti arrivava dovevi conviverci per decenni con i suoi difetti. In tutte le auto da noi provate c'è sempre dietro tanta storia, ma questa è l'unica auto che fa capire il concetto di storia del paese e soprattutto di un'auto creata da grandi menti con zero soldi. Porta con sé anche il concetto di comunismo, ma soprattutto anche il concetto di come un'auto entrata in una famiglia venga trattata come un familiare. E se queste auto potessero parlare, sarebbero al pari di un nonno che davanti al camino vi racconta le storie di guerra o aneddoti vari. Il compagno di viaggio di un'era, il compagno di viaggio di tanta povera gente. Non ve lo dimenticate. E detto questo, io torno a Boiano perché a Vasto fa troppo caldo. Ma ci stanno 12 gradi. Appunto. Ragazzi, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Vogliamo ringraziare coloro che comprano dal negozio, TP, super grazie, abbonati, colui che scrive sempre lo stesso commento, essere fatti vedere Dono Bravo, e soprattutto... Soprattutto che? Appunto! Tutta cosa che non devo metterci niente. Appunto, te la tiri per quello che ti serve. E un saluto a McKay. Le Jaguar... Lei invece proviene da... Le Jaguar vengono dal... Le Jaguar vengono... Mannaggia se... Se la sbagli un'altra volta ti lancio sta videocamera addosso, vai. Lei invece era nata per... No, lei era nata dalla... L'estetica segue molto quelli che erano... È pseudo resistente questa levetta. Cioè, sembra che ti viene in mano. Questo è il clacson. Vedi? Ridilla perché sembra che tiene in mano, non è proprio il massimo. È giusto. Ma come esci? Come cazzo lo si è reputato sto stil? Hai parlato ora mai così? Abbiamo scoperto che cos'è questo buttone. Prendi, pulisci, apri, metti dentro, metti in moto e vai via. Prendi, pulisci cosa? Prendi il faro, lo pulisci e metto lì. Certo. Se vedi un angolo a mamma da capassa, porta con sé. La Jaguar viene... La Jaguar... Tra l'altro mi pare che la differenza tra Vasto Punta Aderci e i Balcani sia minima. Mi sa di sì, guarda qua, siamo nella steppa.